Appuntamento di fine anno anche per l'ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte. Un bilancio di questo 2017 che si avvia alla conclusione. Abbiamo voluto con i garanti comunali delle persone detenute, la Regione Piemonte è l'unica regione italiana che ha un garante per ogni sede di carcere, fare un bilancio sulle questioni strutturali delle 13 carceri piemontesi, perché siamo in una fase molto significativa di avvio di una riforma, siamo in attesa a giorni dei decreti delegati del ministro Orlando a conclusione di un percorso molto lungo con gli stati generali dell'esecuzione della pena, ma ogni riforma, ogni nuovo ordinamento, ogni nuova normativa deve fare necessariamente conto delle locali, delle situazioni strutturali delle carceri piemontesi, dove dovrà implementarsi l'esecuzione penale. Abbiamo voluto, con esempi mirati e puntuali, denunciare, sottolineare, chiedere interventi sulle singole strutture penitenziarie. Da una parte piove dentro la struttura, dall'altra si apre una voragine nel campo da calcio, dall'altra c'è una cucina attrezzata ma non utilizzabile, dall'altra c'è una carenza drastica dei servizi sanitari nella logistica che è di competenza del carcere. Questo elenco di problematiche, questo dossier, sarà inviato ufficialmente al capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al provveditore regionale piemontese, proprio come contributo importante, significativo, dei garanti che intendono continuare a misurare l'evoluzione dell'esecuzione penale nel nostro paese per ottenere qualche diritto in più e qualche sicurezza in più in un'esecuzione che sia volta al recupero e al reinserimento. Ha già accennato qualcosa? Altre priorità per l'anno nuovo? Oggi vogliamo parlare esclusivamente di strutture, perché è decisiva la questione strutturale. Poi c'è un problema di personale, mancanze di agenti di polizia penitenziaria, ma soprattutto, dal mio punto di vista, mancanza di educatori, mancanza di mediatori culturali, mancanza di interpreti. Questo fa sì che l'esecuzione penitenziaria diventa esclusivamente restrizione, custodia e molto poco, in modo residuale, recupero e reinserimento. Nel rapporto che abbiamo instaurato fra i garanti dei detenuti e l'amministrazione penitenziaria si è innescata una positiva dialettica. Speriamo e vogliamo che una dialettica forte si inneschi anche fra assessorato regionale alla sanità, assessorato regionale al lavoro, assessorato regionale ai servizi sociali con l'amministrazione penitenziaria.